per imparare ad occuparti degli altri, per imparare ad aiutarli, ad essere un sostegno, un aiuto, prima di tutto devi imparare ad occuparti di te stesso. Per poter mostrare la via bisogna prima di tutto percorrerla. Per poter essere effettivamente di aiuto è necessaria prima quella fase della vita in cui una persona inizia a occuparsi di se stessa, in cui una persona impara a prendersi cura di sé. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire imparare ad ascoltarsi, vuol dire imparare a riconoscere i nostri bisogni. Su tutti i livelli, sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano emotivo, sul piano spirituale. Riuscire a occuparsi di se stessi vuol dire riuscire a portare equilibrio, armonia nella nostra vita. Aiutare gli altri ci aiuta in parte a fare questo, aiutando l'altro in qualche modo aiutiamo noi stessi, ma è necessario alla base un buon lavoro su di sé, che permetta di mantenere e prima raggiungere un certo equilibrio, solo grazie al quale potremo poi essere in grado veramente di aiutare l'altro, veramente di sostenerlo nei momenti di difficoltà, veramente di percorrere insieme all'altro in qualsiasi relazione, quindi che sia una relazione di aiuto, ma che sia anche una relazione amicale, una relazione di coppia, aiutare ad accompagnarlo, a stare con l'altro durante tutte le diverse fasi della vita, nei tanti momenti che la vita stessa ci offre. Per cui, prima di dedicarsi completamente alle situazioni intorno a noi, dovremmo riuscire a sviluppare e poi a mantenere, monitorare nel tempo questa capacità di auto-osservazione, questa capacità di auto-analisi che ci permette di comprendere sempre, costantemente, quali sono i nostri bisogni, quali sono le nostre necessità, quali sono i processi interni che continuamente si svolgono dentro noi stessi, per poter diventare così nel tempo quella pietra stabile, quell'albero dalle larghe fronde sotto al quale le altre persone possono semplicemente godere l'ombra. Per cui quello che vorrei comunicarti oggi in questo video è questo: prima di tutto impara ad occuparti di te stesso, nella prospettiva di poterti poi certamente donare agli altri, ma come dire, puoi donare a qualcuno qualcosa che hai, e se prima non hai te stesso, se prima non hai raggiunto le tue vette interiori, non hai conquistato gli aspri terreni del nostro mondo interno, nel quale si tratta di conquistare spazi, territori, conoscenze, esperienze, allora se prima non hai conquistato tutto questo non hai nulla da donare. Allora prima di tutto lavora su di te, impara a conoscere te stesso, impara a capire chi sei, impara a riconoscere quali sono i tuoi bisogni, ciò che ti nutre, ciò che ti intossica, ciò che ti dà forza e ciò che te ne toglie. E una volta che avrai raggiunto questo, naturalmente sarai in grado di poter veramente, serenamente, con tranquillità, aiutare davvero gli altri.